tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video dove parliamo del mondo di YouTube in questo nuovo video tag che ho visto sul canale di Star Magic 15, che vi lascio su nelle schede nel caso siete curiosi di sapere le sue risposte. Mi sembrava giusto farlo perché faccio parte prima di tutto della community di YouTube e poi anche quella di BookTube. Quindi partiamo subito. YouTube viene usato secondo te nel modo giusto? Allora, da un lato sì. Perché naturalmente le persone, YouTuber, creator, condividono le loro passioni, su questa piattaforma, con chi ovviamente ha interesse, nelle opinioni del creator in questione. Quindi è anche bello poter condividere ciò che ci appassiona, che siano libri, serie TV, film, videogiochi, calcio, sport in generale, ma anche qualcosa che si studia, quindi voler condividere qualcosa di cultura, no? È interessante, interessante in questo senso, e YouTube secondo me viene usato bene in questo senso. Dall'altro invece un po' meno, perché molti forse non hanno questa concezione di YouTube e fanno solo sfacelo, quindi cazzate che secondo me sono spazzatura da mandare in galera. Poi, seconda domanda, pregi e difetti di YouTube. Allora, i difetti sono quelli che ho appena detto, secondo me, perché ci sono veramente tantissime persone che non sanno usare YouTube, magari lo usano solo per fare cazzate, solo, non so, per fare buttare fango su altre persone, su insulti, insomma, c'è cioè una parte di YouTube spazzatura, tra virgolette, ma non solo su questo, ovviamente ci sono tantissime altre persone che usano YouTube per scopi propri, non so, non, per quale motivo, non saprei dirvelo. Quindi credo che sia quello un difetto di YouTube, che purtroppo ci sono tantissime altre persone che veramente usano YouTube per non so quale scopo, vabbè, forse per avere visibilità, può essere. Un pregio è sicuramente quello di, come dicevo prima, poter condividere con altre persone dei propri interessi, che ovviamente possono essere anche differenti, che però ci accomunano. No, in un certo senso, quindi quello sicuramente è un pregio di YouTube. E un altro pregio è sicuramente quello di poter incontrare e conoscere altre persone, altri creator, ma anche utenti, insomma, iscritti, voi amici che siete iscritti a un canale, perché comunque siamo tutti amici. Poi, terza domanda, immagina di poter girare un video con un altro YouTuber, che domanda gli faresti? Allora, sicuramente parlare della sua esperienza su YouTube, come ha iniziato, perché, cosa si aspettava da questo canale, e se è fiero del suo lavoro, se è fiero dei risultati che ha raggiunto. Queste domande basilari, ovviamente, che si fanno un po' a tutti, e se si pone sempre degli obiettivi sempre più grandi, se ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato quando ha iniziato questo viaggio su YouTube. E quindi sono queste un po' domande generali, appunto. Poi sicuramente dipende dal contesto in cui ci si trova e anche dal contenuto dell'altro YouTuber. Ovviamente può essere un gamer, quindi fa, non so, recensioni su videogame, fa gameplay, insomma, a quel punto le domande possono essere differenti rispetto a, non so, qualcuno che porta come me contenuti su principalmente libri, quindi sarebbero diverse domande. Quindi non so, appunto, dipende dal contesto e dal contenuto che porta l'altro YouTuber. Quarta domanda, è giusto collaborare e aiutarsi a prescindere dalla notorietà del canale? Sicuramente collaborare significa prima di tutto che c'è un rapporto di amicizia tra due YouTuber, quindi perché no? Perché non collaborare? Quindi sicuramente una collaborazione deve essere un'intesa tra i due YouTuber, quindi appunto ci deve essere comunque un rapporto di amicizia, un rapporto di fiducia, non so, queste cose che si fanno tra due persone normali, tra due amici, perché secondo me alla base di ogni collaborazione deve esserci comunque questo fattore. Per aiutarsi, sì, se si è amici, perché non darsi una mano a vicenda? Perché no? Non vedo quale sia il problema. Ovviamente qualcuno dice, vabbè, ma quello è un canale grande, non ne riserve. Beh, non
non vedo quale sia il problema anche in questo caso. Magari una persona vuole condividere i propri contenuti con più persone possibili, magari una persona, un creator porta video, non so, di cultura, vorrebbe espandere il proprio sapere a più persone possibili, quindi in quel caso ovviamente ha maggior ragione, ma qualsiasi altro, quindi secondo me sì, cioè secondo me è giusto collaborare per aiutarsi, però alla base ci deve essere comunque un rapporto di amicizia tra i due youtuber, perché io aiuto una persona che non conosco e che non so chi sia e non mi sta simpatico, cioè ovviamente vado a disturbarlo, ovviamente, però mi faccio un po' i cazzi miei, lo ignoro, vabbè, ci sta pure lui, ben venga, insomma. Però sicuramente se collaboro con una persona è perché ci sono amica, perché appunto c'è questa voglia di aiutarsi, ecco, e collaborare per aiutarsi tra amici, insomma, a prescindere dalla notorietà del canale. Quinta domanda, cosa ti piacerebbe fare sul tuo canale che non hai mai fatto? Allora, che non ho mai fatto un reading vlog decente, però siccome io reading vlog già li ho fatti, forse una tipologia di video che non ho mai fatto sono i viaggi, perché non ho mai saputo fare un reading vlog normale, figurati sui viaggi, però mi piacerebbe imparare a fare i vlog sui viaggi. Non ho mai avuto l'opportunità, da quando porto il canale, di fare un viaggio e di fare un vlog, però sicuramente quello, non a livelli di Human Safari, quello assolutamente non ci conto mai, perché figuratevi, non so fare un reading vlog normale, figurati un vlog su un viaggio stile Human Safari, ma mai nella vita, però almeno uno decente, insomma. Poi, sesta domanda, è giusto secondo te seguire la propria linea o adattarsi al movimento di YouTube anche se non ti rispecchia? Allora no, prima di tutto è giusto al 90% per il mio seguire la propria linea, perché nel mondo di YouTube bisogna essere spontanei prima di tutto e essere fiduciosi nella propria linea, nei propri contenuti, su ciò che si fa. Io ho iniziato ovviamente a parlare su YouTube di libri, di serie TV, di cose nerd, insomma, lo sapete, e continuerò su questa strada, però purtroppo per il 10% secondo me un pochino bisogna anche adattarsi a ciò che si fa su YouTube. Ovviamente capite che il 90% seguire la propria linea e il 10% rispettare le linee guida di YouTube e il movimento che c'è su YouTube, ma vi spiego anche perché. Perché un pochino, secondo me, potrebbe aiutarvi a crescere. Ovviamente non è che i numeri debbano essere importanti, non vi dovete basare solo sui numeri degli iscritti, delle visual o dei like, ma i numeri, secondo me, questi numeri servono ovviamente al creator per poter condividere ancora di più con più persone possibili la propria persona e confrontarsi con più persone. Quindi secondo me seguire un pochino i movimenti che ci sono su YouTube potrebbero aiutare il creator a raggiungere più persone possibili, per condividere appunto i propri contenuti a più persone possibili. Io per esempio seguo la mia linea, parlo sempre di libri, di serie TV, di film, di tutto quello che c'è attorno, e dall'altro seguo un pochino i movimenti che ci sono su BookTube, Pop-up, BookCall, queste cose qui, ovviamente recensioni, le solite cose che si fanno su BookTube, e dall'altro lato però parlo comunque di ciò che mi appassiona e ciò che mi piace. Quindi questo era il senso della mia risposta, spero di essere stata chiara. Settima domanda, cos'è per te YouTube? Allora, all'inizio, quando ho pubblicato il mio primo video 2 anni fa, era 100% una sfida contro me stessa, perché io mi vergognavo da matti, mi vergognavo solo, pensate un po', a rivedermi mentre editavo il video, cioè io mi vergognavo di me stessa mentre parlavo, io non so, questi problemi mentali non so se ce l'ho solo io, comunque era veramente così. Però poi ho deciso di pubblicare il mio primo video, è andato bene, sta andando abbastanza bene anche il percorso che sto facendo, e adesso pubblicherei quel video altre 100 volte, prenderei quella decisione altre 1000 volte, perché per me YouTube sta diventando un bellissimo percorso che sto intraprendendo anche insieme a voi, grazie a voi che mi seguite.
Quindi sì, ecco, poi ovviamente sta diventando anche una parte fondamentale, cioè non so come facessi prima a vivere senza YouTube, non lo so. Leggendo sicuramente, certo guardando film e serie TV, quello sempre, forever, però effettivamente con chi ne potevo parlare? Con nessuno. E quindi ho deciso, finalmente 2 anni fa, di volerne parlare con qualcuno, perché dovevo parlarne con qualcuno. E adesso, se dovessi tornare a 2 o 3 anni fa, comunque prima del 4 giugno 2018, mi sentirei un po' vuota, ecco, perché mi manca quel qualcuno con cui parlare dei libri. Quindi questo è per me YouTube. È partito da una grande sfida, è ancora una sfida, però ovviamente si è trasformato anche in un percorso che è bellissimo, che continuerò a fare, sperando di poter continuare a fare. Poi, ottava domanda, come vorresti che fosse YouTube? Allora, sicuramente con meno ipocrisia, meno falsità e meno insulti, o meglio che quegli insulti si trasformassero in critiche costruttive. Mi sono state fatte le critiche costruttive e io ho apprezzato moltissimo, perché io apprezzo più le critiche costruttive che i commenti mi dicono sì, bravissima, anche quello abolirei su YouTube, perché un commento deve comunque, secondo me, essere una critica sia positiva sia negativa. Quindi che mi dici sei bravissima, sei bellissima, non ci faccio niente, insomma, cioè mi fa piacere ovviamente, quindi vi ringrazio se mi fate questi complimenti, però vorrei che comunque in generale, non solo a me, che si facessero critiche costruttive, sia positivo sia negativo. Quindi solo questo cambierebbe YouTube, o meglio, in realtà sarebbe meglio dire cosa cambierete gli utenti di YouTube. Forse l'unica cosa che cambierei di YouTube in sé è il fatto che consiglia sempre molto spesso video con tante visualizzazioni di un canale con tanti iscritti, con tanti like, quindi giustamente poi è sempre una reazione a catena, è normale. E vorrei che YouTube inserisse nei consigliati anche i video con meno visualizzazioni di quelli che normalmente consiglia. Quindi questo, boh, l'unica cosa che mi viene in mente. Poi, nona e ultima domanda, quale difficoltà stai incontrando? Allora, una difficoltà che secondo me accomuna un po' tutti i creator è sicuramente quella di non avere abbastanza idee innovative per il canale. Però questa sicuramente è una difficoltà risolvibile, sicuramente risolvibile. Non credo ci siano tanti problemi a risolvere questa cosa. Comunque, vabbè, mi è venuto in mente questo al momento e per il resto non so, forse non sono brava a fare entrare i miei video nei consigliati, come dicevo prima, perché non ho molti iscritti, non ho molte visualizzazioni e sto cercando ancora di capire qual è il modo giusto per fare entrare i miei video nei consigliati. Forse quella è la mia difficoltà personale. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box e niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!